Gentili telespettatori, ben trovati da Andrea Di Pre. Siamo a Roma, nel centralissimo Hotel Clodio. Incontro un artista realmente eversivo, libero, straordinario. Si chiama Ernesto Basile. Ernesto, piacere. È un piacere essere qui con te. È un inizio di un modo di pubblicizzarti. Tu hai scelto appositamente queste mie trasmissioni per esternare il tuo talento, la tua unicità, la tua preveggenza. Ma sentiamo subito dall'artista, velocemente, un breve consuntivo di eventi della sua storia. Veloce, no, io per me questo è un po' un hobby, no? Non ci campo con queste cose. Però è una cosa che sento fortemente, radicata in me, il fatto di, insomma, proprio di dipingere, di fare. Poi, come vedi, io non uso soltanto magari appunto i colori, uso più materiali. E sicuramente il tema dominante delle mie opere è il sesso. Ecco, perché lo mostriamo subito, giustamente. Allora, il basico istinto, la sessualità al centro delle tue rappresentazioni. Infatti, vedete, in queste opere, io dicevo, le radici sono quelle della una scuola romana, del sì così, però complimenti, perché la tua, cioè, hai una scrittura esatta, immediata, in queste forme che risentono anche di momenti legati all'arte del presente, cioè al tempo contemporaneo. Sei un artista storicamente a ridosso del presente. Assolutamente sì, perché per me, insomma, saper far bene il sesso è comunque un'arte, no? Quindi in questo senso le mie opere in qualche modo hanno tutti dei richiami abbastanza espliciti al sesso. Questa in particolare è un'opera che richiama la femminilità in tutti i sensi, cioè l'allattamento, quindi il seno, che insomma è la vita. Quindi per me questa poi è una, veramente ci sono legato, i colori che uso sono sempre colori particolari che esaltano un po'. Anche queste tecniche viste, vedete questi effetti effimeri. E il sesso, la forza dei sensi, ecco, questa, diciamo che sono opere assolutamente antimetafisiche, sono opere immediate. Vediamo un'altra. Questa è, vabbè, a parte questo rosso che è un evidente richiamo ovviamente al colore della sessualità, no? Il rosso, e poi questi, insomma, possono essere interpretati in vari modi, nel senso che possono essere letti in più modi, queste tre foglie, e da chi una foglia, da chi è un simbolo in qualche modo fallico, e la firma è sempre una firma evidente, perché io sono un po', insomma, megalomane. Però ecco, questo è piccolo, però è molto concentrato e ha un significato preciso per me, insomma. Questo. Bene, Ernesto, ancora un minuto per vedere la terza opera tua di questo nostro primo incontro, che è propedeutico a quello che vedremo in futuro. Ecco. Più importante. Ecco. Ecco, permettimi di dire, questa è molto interessante perché è un transfer antropologico nel primordio, nel primitivo. Sei un artista fortemente legato. Cioè, non ci sono superfettazioni, non ci sono sovrastrutture ideologiche. Assolutamente sì, il messaggio direi che è diretto, però poi ognuno ci vede e ci legge quello che vuole. E, cioè, voglio dire, ognuno può. Questa per me è un richiamo esplicito sempre alla donna, alla femminilità, a Merletto, l'oro e quant'altro. Quindi, insomma, in qualche modo questo è un incontro quasi sessuale in questo quadro. Piccolo, però, ripeto, sempre per me carico di significato. 20 centimetri per 30, la potenza, l'immediatezza e soprattutto una grande capacità di essere, ripeto, artista del suo tempo. Complimenti, perché hai raggiunto un livello assoluto di identificazione concettuale con gli aspetti di ciò che è la vita, l'esistenza, in definitiva, la carica, la forza sessuale. Soltanto chi è scollacciato e cafone, perciò stesso impotente a degustare i più scelti piaceri di vita e bellezza, può giudicare queste opere come volgari, laddove sei invece realmente vero, realista e totale. Ma Ernesto, ti ritroveremo sicuramente anche in altre occasioni. È una promessa mia che faccio, ecco, a te, però in un altro contesto. Complimenti. Grazie ancora mille. Da Roma, grazie. Un saluto da Andrea Di Pre e da Ernesto, grazie. Basile, grazie.